Signore e signori, buon pomeriggio. Purtroppo l'amico Dave Philp è partito questa mattina da Glasgow e a causa di British Airways non è potuto ripartire da Gatwick e quindi mi ha pregato di farvi le sue scuse e anche diciamo in parte di sostituirlo, nel senso che ovviamente lui ha preparato una presentazione che adesso io brevemente illustrerò. E possiamo... Ecco, quello che è molto importante nel caso britannico è capire la genesi e le motivazioni. Nel senso che... No, la presentazione di Dave. in realtà, se noi dovessimo stabilire una genealogia, il caso britannico... Ecco, ovviamente non sono io Dave Philp, spero di essere, non me ne voglia Dave, più affascinante, ma non ne sono proprio sicuro. Sì, un mio amico, diciamo, pubblicitario molto importante mi ha detto: no, guarda, non sei tu la persona giusta per fare il testimonial di quello che vorresti. Comunque, detto questo, in realtà il tema britannico è un tema molto antico, nel senso che il tema originario è il tema del contributo che l'informazione, la gestione dell'informazione può dare all'incremento diciamo, di produttività e all'efficacia e all'efficienza del sistema delle costruzioni che globalmente oggi è giudicato, a partire dagli Stati Uniti, troppo poco produttivo rispetto alla sua incidenza sui prodotti nazionali lordi. In realtà questa storia nasce nel 1944 con il cosiddetto Simon Report, ha un'evoluzione molto importante negli anni 60 con, per esempio, il Tavistock Report, ma diciamo poi negli anni 90 ha un'evoluzione rimarchevole con l'Egan e l'Adam Report. E sostanzialmente che cosa accade? Accade che nel 2010 il Building Information Modeling entra embrionalmente a far parte di una politica, di una strategia industriale, e l'anno successivo, nel 2011, l'anno in cui peraltro verso la fine dell'anno ad Hannover, al CeBIT, SAP e Bosch annunciano Industrie 4.0, quindi nello stesso anno, sul versante manifatturiero, ma appunto una persona di grande importanza che è Paul Morrell, che era un quantity surveyor e che, cioè, che è, nel senso che è ancora vivente, e che era il Chief Executive Advisor del governo britannico per le costruzioni, decide che il BIM debba essere, diciamo così, la leva, il driver di una politica industriale. E naturalmente Paul si rifà ovviamente a tutta la tradizione che vi ho illustrato precedentemente. In realtà però dobbiamo intenderci bene su che cosa significhi il mandato governativo e soprattutto l'obbligo legislativo, nel senso che i britannici sono stati coloro che più hanno spinto affinché nella direttiva, nelle direttive europee, in particolare in quella relativa agli appalti, si citasse il BIM, sono stati i primi a recepire la direttiva non recependo l'obbligo. Ma questo perché in realtà nel 2011 Paul Morrell decide che entro il 2016 le amministrazioni centrali dello Stato debbano chiedere il BIM. Cioè, l'obbligo britannico è un obbligo di committenza che nasce appunto contestualmente al fatto che nel 2011 viene costituito lo UK BIM Task Group, che è guidato da Dave Philp ma anche da Mark Bew, e quindi sostanzialmente questo mandato governativo si svolge tendenzialmente attraverso un'azione di supporto. Il supporto è un processo di crescita di un mercato, anzitutto della domanda e poi anche dell'offerta, naturalmente. Mark molto spesso dice: il nostro obiettivo era quello di creare una urgent pressure, cioè sostanzialmente di convincere il mercato della necessità di. E quindi da qui nasce tutto il processo, che però non deve assolutamente essere visto nei termini di cogenze come noi lo immaginiamo. Ecco, naturalmente Dave nella sua presentazione ricorda che il mercato britannico è un mercato importante, è un mercato
diciamo, leggermente superiore al nostro, il terzo mercato comunitario, il nostro è il quarto, in realtà è un mercato molto disequilibrato sul sud-est, cioè su Londra. Naturalmente il grande sforzo che gli amici britannici fanno è appunto quello, diciamo, di portare un settore che loro chiamano, qui vedete, tradizionale, ma diciamo l'espressione più ricorrente è reluctant industry, cioè un settore riluttante all'innovazione, portarlo verso la digitalizzazione. E naturalmente questo si può fare in tanti modi, lo si può fare anche attraverso l'off-site, cioè la prefabbricazione. Ma ovviamente non solamente. Teniamo presente che i britannici, rispetto agli amici tedeschi, agli amici francesi e spagnoli, sono meno concorrenziali sul piano delle imprese di costruzione sui mercati internazionali, cioè sui mercati extracomunitari, a cominciare dal Middle East, ma sono estremamente competitivi sui mercati dei servizi. E quindi da questo punto di vista la loro strategia nasce da quello. Ovviamente il modello, il paradigma 4.0 è tedesco, ma sostanzialmente i britannici cercano di perseguirlo sotto quest'altro profilo delle costruzioni. Ecco, come vedete è un processo molto lento ed è un processo di tessitura. Bisogna ordire una trama. Nel 2011 Paul Morrell decide che il BIM debba avere questo ruolo, il giorno dopo Dave Philp riceve una telefonata dalla MOJ, Ministry of Justice, e loro dicono: noi siamo una committenza forte, siamo una committenza lean, vogliamo capire con voi come fare. Infatti il primo pilot project è Cookham Hood, una prigione minorile. Questo è molto importante. Quindi, come vedete, sostanzialmente l'obiettivo è valorizzare il dato aggregato, strutturato in informazione, in questo assunto, diciamo, efficiente il processo decisionale. Ma questo naturalmente non nasce da nulla, nasce ovviamente da una cultura di project management molto radicata. E quindi, diciamo, il sistema delle costruzioni britannico sì, si pone un obiettivo di innovazione incrementale, ma è chiaro che questa innovazione poi tendenzialmente è radicale, cioè è disruptive. E quello che è molto importante sottolineare è che il principio di fondo è che la partita non si gioca sul capital expenditure, ma si gioca sul TOTEX, cioè sulla spesa corrente, sul ciclo di vita. E quindi il digital asset, cioè, come dire, il doppio digitale del bene immobiliare infrastrutturale analogico, è fondamentale, perché il bene analogico, il bene fisico di per sé stesso non è sufficiente per gestire il ciclo di vita. E il 2016 è una milestone, quindi è una scadenza, ma è una tappa. Tra l'altro, per la precisione, è aprile 2016, quindi ricorre il 18 aprile, ma ricorre anche in un altro contesto. In realtà la scadenza vera è stata spostata a ottobre, perché c'è un problema di data validation, cioè questi dati, se non sono affidabili, sono epidemici, producono in maniera coerente l'errore, riproducono in maniera coerente l'errore. Però, come dice Dave, si tratta di un viaggio, l'importante è partire. Però ovviamente si è partiti, il primato britannico è quello di essere partiti nel 2011. Il diagramma, il cosiddetto wedge diagram di Mark Bew e Mervyn Richard è stato tradotto anche in cinese. In questo momento il governo russo sta approntando degli standard che ho visto l'altro giorno, il governo cinese sta facendo la stessa cosa, i russi, mi dicevano proprio l'altro giorno, guardano a est e non a ovest, quindi guardano molto ai cinesi e per nulla a noi. Gli statunitensi stanno portando a, diciamo così, unificazione con NIBS, diciamo, le guide in una unica guida, e questo si farà nei prossimi mesi, insomma, e poi c'è l'Europa, di cui naturalmente parleremo in vari modi. Ecco, questo è non a caso il famoso wedge diagram, che illustra diciamo, una progressione dei livelli di maturità, quindi diciamo, un avanzamento della strategia industriale. Vedete che si inizia con la domanda, quindi con la committenza,
la committenza è il driver fondamentale, ma la partita poi si gioca paradossalmente, la lunga prospettiva è quella dei contratti relazionali, quindi paradossalmente siamo molto lontani da questo, ma l'idea di fondo è che il committente diventi leader della catena di fornitura, non controparte. Ovviamente questo è molto lontano nel tempo da perseguire, ma qui vediamo il fatto che comunque i temi sono l'integrazione della catena, la sua digitalizzazione, il passaggio, questo è un tema, una sequenza che Dave mi ha raccomandato di comunicarvi, dal documento al dato e oggi alla conoscenza, perché tutta questa partita è una partita legata al rapporto tra conoscenza e rischio, cioè la complessità delle opere richiede conoscenza, la conoscenza è di risking. Più tardi Michael parlerà ovviamente del caso tedesco, la Commission Bau für Größe Projekte recentemente nel suo Endbericht, nel suo rapporto finale, ha messo bene in evidenza questo legame tra risico e management, cioè tra rischio e gestione. Quindi naturalmente il programma quinquennale in realtà si dovrebbe concludere almeno per questa amministrazione centrale dello Stato nell'aprile o nell'ottobre di quest'anno, ma il percorso è molto più lungo, prima anche Giuseppe mostrava la strategia 2025, ma in realtà c'è anche una strategia 2050 e soprattutto c'è un programma che si chiama Digital Build Britain che porta sostanzialmente il mondo delle costruzioni verso l'ambiente costruito, verso l'IoT, verso la Smart City. Vedete appunto che in questa immagine si parte dalla la parte iniziale, quella PIM, è sostanzialmente quella che individua capital expenditure, cioè l'investimento in capitale fisso sociale, cioè l'investimento iniziale, ma poi la partita si gioca proprio sulla spesa corrente, su quello che avviene dopo. Qui naturalmente non sto ad entrarmi in questo schema, però c'è un elemento fondamentale che trovate nel diagramma in basso a destra, che si chiama EIR, che vuol dire il committente deve essere tale, il committente deve, certamente me lo ricordo, no, comunque il committente deve sostanzialmente dimostrare di conoscere il prodotto che commissiona e deve farlo in maniera computazionale. Vedete, il governo ha svolto un'azione di stimolo, ma a questo punto è il mercato. Mark recentemente diceva il governo oggi, che è solo conservatore, è afflitto da una sorta di Thatcherite, cioè sostanzialmente basta, dice, io ho speso alcuni milioni di sterline, ho supportato il mercato, ma adesso cavatevela da soli, perché l'intento iniziale era io metto sul piatto centinaia di miliardi di sterline per investimenti e così via, ma voglio che il settore cambi. Non mi basta, cioè quel settore per come è oggi non è adeguato rispetto ai miei obiettivi. Quindi l'obbligo, diciamo, è un obbligo di riconfigurazione, non è un obbligo di adozione di tecnologie. E quindi, come vedete, appunto, gli employers information requirements hanno questo fine. Mark Bew, oltre che essere un amico, è il grande stratega del governo britannico. Il governo britannico ha sollecitato uno EU BIM task group che è stato riconosciuto dalla Commissione europea, che si riunirà il 29 febbraio per la prima volta in maniera ufficiale, e che però ha visto l'Italia con Piero Baratono come, diciamo, capo delegazione sin da il 2014, siamo sempre tra i paesi fondatori, poi naturalmente dopo aver fondato bisogna vedere cosa succede, ma ecco, il mercato britannico è un mercato che però ha una strategia come quello francese sulla formazione universitaria, alla digitalizzazione. Il termine BIM siamo costretti a usarlo, ma se potessimo non usarlo sarebbe molto meglio, e ovviamente vedete che collaborative, la collaborazione, l'integrazione, a cominciare dagli appalti, è fondamentale. Le principali amministrazioni centrali dello Stato, cioè Environment Agency, Highways Agency, MOJ e così via, hanno conseguito in questi anni dei risultati quantitativi, qua misurabili, quindi non sto ovviamente a illustrarli, ma così è. Quindi, come vedete, per arrivare alla fine, noi abbiamo bisogno di creare, diciamo, dei workflow, dei flussi data-driven, cioè guidati, e il caso più emblematico è l'alta velocità ferroviaria che unisce Londra alle Midlands, a Birmingham, che è in fase di partenza, è un programma che vale circa 50 miliardi di sterline,
non vorrei dire una cosa anticipatamente, comunque ad aprile avremo a Milano Andrew McNaughton, che è Chief Technical Officer, e che praticamente diciamo, l'obiettivo è digitalizzare tutta la catena. Il tema è rendere l'infrastruttura as a service, cioè sostanzialmente il tema è: non ci interessa il 2026, che è l'anno in cui si inaugurerà sperabilmente questa infrastruttura, ci interessano i 150 anni successivi. Ci interessa creare un'esperienza individuale di viaggio del passeggero. E quindi vedete, anche Crossrail dice digital railways, cioè non vale più il bene analogico, il bene fisico, se non ha un suo doppio digitale. E quindi ovviamente qui vedete diciamo, tutto il percorso che i britannici stanno intraprendendo verso dei livelli 3 che sono quelli della Digital Build Britain e il livello 4 che è quello chiamato Social Outcome. L'immagine a destra significa portiamo il mondo delle costruzioni nell'Internet of Things e nella Smart City, nella Smart Land. Poi qui naturalmente Dave proponeva ulteriori specificazioni che troverete, se non sbaglio, negli atti parlamentari in qualche modo, perché è anche responsabile del piano di implementazione della digitalizzazione in Scozia, essendo lui appunto scozzese, partendo da Glasgow. I temi sono molti, che ovviamente poi vengono affrontati, solo due parole: telemetria e cyber security. Oggi cyber security è la priorità assoluta. Poi, ironicamente, i britannici hanno iniziato da una prigione e quindi lì non hanno potuto gestire, diciamo, in cloud il tutto per motivi appunto di cyber security. Grazie a nome di Dave.